Saremo ricchi ragazzi, benvenuti a questo nuovo video sul canale. Oggi vi porto Annie giocata a supporto. Detto ciò, spero che i video che stanno uscendo ultimamente sul canale vi stanno piacendo e che il nuovo contenuto sia di vostro gradimento. Nel frattempo su altri giochi si stanno avvicinando eventi importanti come la KC, quindi vi consiglio di iscrivervi e non perdervi i nuovi video. Allora, la prima cosa, andiamo qui nella linea dove siamo a 2. Allora, a breve riuscirò ad ottenere Teemo, o comunque Teemo è uno di quei Yordle che noi, che ci dà la disposizione che il gioco ha nell'evento. E il nostro obiettivo è di collezionarli, che appena metteranno uno di questi Yordle, noi ne prenderemo uno e vi portiamo il video pure su questo. Allora, e tocca, il nostro obiettivo non è di farmare i minion, ma è di danneggiarli abbastanza velocemente, in modo tale che il nostro AD Carry possa prenderli abbastanza bene. Ora, questo vuole fare un trade, ok. Il trade di questo raid è rischioso perché, non avendo visione della giungla, o comunque non avendo almeno un lume nel nostro cespuglio, beh, la situazione è alquanto complicata. Perché potrebbe arrivare un jungle da dietro, quindi dobbiamo stare attenti. Ah, si acchiappa una bella botta sotto i denti. Mi chiedo dov'è che stanno in due, perché se qui c'è solo una Jinx, sono curioso di vedere dove l'altro. Ah, in bot lane abbiamo Olaf e l'altro, vabbè, Olaf è B. Via, 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 via. Ovviamente come supporto di molto importante non è fare kill, ma supportare bene il vostro ADC. E vi ricordo comunque, un ADC senza supporto è messo male, diciamo che questi due ruoli dipendono l'uno dall'altro, quindi spesse volte un ADC con un supporto scarso non riesce a fare buone giocate, come viceversa un supporto senza un ADC bravo ha difficoltà a fare le sue giocate. Ora, questa Jinx è molto aggressiva, penso che si sia abbastanza incazzata. Bisogna stare attenti, perché è finito il lume nella giungla. Ah, sicuramente c'è bisogno di una prendere. Perché sto cazzo dell'albero ogni volta? Ne abbiamo, ma Tom è tutto. Non posso andare da solo. Nemico ucciso. Giustizia. Dai, veloce. La tua torre centrale è sotto attacco. Nemico ucciso. Ingaggio. Allontanarsi dal campione nemico. Ok, come avete visto ho fatto una rombata veloce in mid perché si abbiamo una mano. Ora ci siamo sia noi che il jungle che stiamo andando da B. Da Jinx. Ovviamente inutile dire che Jinx qui muore. E ora possiamo andare a prendere il drago molto tranquillamente.
tanta gente qua. Ma che danno di fastidio, no? Va bene. Adesso non diamo di fastidio con il Lord, ma sono morti. Allora, come idem, ho costruito per primo questa di qui, il lado d'anime, che per chi non lo sa, aumenta la velocità della mia fanculo. Il countdown della mia ulti per ogni uccisione unica che faccio in questa partita, quindi poverone posso buttare l'osso più velocemente. Pericolo. Pericolo. Attaccare il drago! Non vedo perché il drago non sta con il mio scene. Quindi, prendiamolo. Perché non viene nessuno? Guarda. Che assi che è? Che assi che è in difficoltà? Evelina che... Non credo bene se vuole prendere l'Herald oppure no. Comunque qualche cosa voglia fare a me sta bene. Basta che faccia questo. Bravo. Bravo. Ok, finiamo di bussare la wave. Dai, lanciamo abilità che la voglio bussare più velocemente possibile. Buttiamo giù la torre. Ok, torre distrutta. Piazziamo un lume. Ma guarda che c'è il momento di controllare se stanno venendo il drago oppure no. E regoliamo. La situazione al momento è un altro vantaggio. 13 a 5. La masteria era in zona, ti vedo. Ma che cazzo fa? Sei stato ucciso. Ok. Vabbè, mai, avete capito? In questo video ci sono tante cose di sottofondo, non mai. Ma è la qualità del nostro canale, quale, che mentre uno fa la giocata e si concentra sta in silenzio, sai che le persone che parlano di sottofondo, che è fantastico. Vabbè, a parte sparare minchiate. Abbiamo appena fatto una minchiata io e Ashi, perché siamo morti da Master Yi, cosa che dobbiamo assolutamente evitare. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più breve. Ok, sono riuscito a rubare. Torre nemica distrutta. A rubare il drago. Ah, no, non muore. Non muore, Mastery, non muore. È inutile che facciamo il mio lucciato. Che abbiamo qui? Ho visto un Olaf. Torre inferiore sotto. Lei c'è Olaf. Ok, in top stiamo bussando. Stiamo bussando la torre, in botte la possiamo pure. Cazzo. Siamo uno dei più controlli che non sono passati. Allora, sicuramente il mio posizionamento è stato brutto in questo ultimo combattimento. Ok, allora ricordiamoci, Miss Fortune ha l'item per ritornare in vita. Dopodiché, la wave qua sotto sta pulsando. Poi qua sopra
C'è Master Yi che sta a fare. Perché Master Yi farma la i minion e non la giungla? Questo me lo. Non dovrei sapere. Ovviamente se pensiamo a prendere il barone, no? Questo è lui che è l'unico obiettivo in mappa. E infatti è pericolo, non mi chiedo perché assist a stando. Stando lì, cosa fa da. Perché. Perché Darius farma le pietre? Vabbè. Mettiamo il lume qui così vediamo com'è la situazione. No, sicuramente ma. Ma che cazzo? Vediamo se riusciamo. Ok, assist preso. Vi ricordo che voi prendete pure l'assist anche quando date uno scudo all'alleato e poi l'alleato uccide il nemico. Quindi questo è un buon metodo da sfruttare per prendere l'assist. No, c'è un supporto, non sono attento anche. Buona, wow, c'è una questa vicina. Cade. Una trappola. No, no, sono nella trappola, però l'ho perso, ma mi ha voltato e sono morto. Sto migliorando, eh. Questo è un buon item da supporto, non so. In realtà dovevo comprare mezza raffa, non so per cosa comando ora, ma va bene, non ci facciamo troppe domande. Allora, siamo 24 a 14, abbiamo il drago tra 30 secondi e abbiamo il baron up. Di sicuro l'idea di andare a prendere il drago. Nemico ucciso. Però prima il baron. Doppia uccisione. Ovviamente pingo Evelyn di prendere il drago perché sennò mi viene questa qua ma non lo prendo. Facciamo un'indicazione di danno, ora lì di andare a mettere una ward qua dietro al drago in modo tale che se qualcuno si avvicina vediamo dov'è. E quindi posso tranquillamente buttargli l'orso addosso e dargli ulteriormente fastidio, così non dovrebbe in nessun modo rubare il drago. Comunque la zona qua vicino l'abbiamo praticamente presa tutta. Ora abbiamo un Olaf qua davanti. Si vince. C'è B che praticamente è in una sorta di trappola. La torre inferiore, allora baron attaccare il barone, torre inferiore sotto attacco. Vabbè raga comunque torre inferiore niente, sotto attacco, niente, sto attacco. Per di una stronzata, adesso va bene, serie di uccisioni, nemico attaccare il barone, allontanarsi dal barone. Il barone dobbiamo andando a prepararlo con le verde. Quindi se almeno non si mette qualche ward e il baron viene un po' complicato. Al momento non abbiamo wardato la top side. Che peccato da non. Non è male, guarda, sicuramente il servirà, non ha da aiuto qua. Vediamo cosa fare questa masteria. Auto, attacco, ok. Vabbè, addirittura da ultimo. Allora. Attaccare il barone. Arrivo.
Magari questo bar non è che non abbiamo cura. Siamo arrivati, giustizia. Ok. Oddio, cosa ho visto? Perché ha flashato? Serie di uccisioni. No, poco fa che sei il bar, quindi in due non ci saremmo riusciti mai. Dani, forse qualcuno, ma Lux eri in mid e Darius e Ashi stavano combattendo, quindi sicuramente non era un buon momento per andare a prendere il drop il Baron. Comunque qua vedo che Lux sta ampiamente rompendo il culo, ma anche Evelyn ha un risultato abbastanza brutto. Che hanno scritto? Vabbè, sono strano. Non capisco della lingua. Comunque. Torre mid e torre bot stanno per essere distrutte, quindi tanto vale una piccola pulsata, gliela diamo e distruggiamo un po' di torre. La scuola nemica si è resa. Più pulito di così, si muove. Bene ragazzi, questa qua era la partita giocata con Annie, quindi vi ho fatto vedere un pochettino come funziona una buona partita con il supporto, come vedete la lane phase come l'ho giocata io, potete prendere ispirazione da questa partita. E tutto ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale per non perdere nuovi contenuti, vi porterò a breve una guida sugli eroi e vediamo anche se riesco a arrancare un pochettino. E tutto ciò, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.